Concedi serenità e salute a chi è tornato al proprio paese, affinché possa godere del frutto del suo lavoro e rendersi ancora utile alla comunità. Proteggi tutti coloro che sono rimasti lontani da noi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, soprattutto chi ti ha lasciato in terra di emigrazione. Conforta quanti sono provati per la perdita dei loro cari. Interceda per noi, Maria, madre del tuo figlio e madre nostra, migrante da Nazareth a Betlemme all'Egitto, perché le nostre comunità siano sempre più accoglienti verso quei stranieri che oggi vengono nel nostro paese in cerca di un lavoro onesto. Come madre pellegrina ci guidi e ci accompagni sempre sulla strada che ti porta alla patria celeste, accanto al tuo figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Ricordo che fine Santa Messa andremo in corteo accompagnati del suono delle campane per portare la corona e continueremo anche lì un momento di memoria. Vi invito di partecipare tutti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio di potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Come annunciato, ci spostiamo al monumento, facciamo precedere la croce e poi ci avviamo a partecipare. Mettiti vicino al prete, vicino al signore seduto avanti. Andiamo qua, Vara, così, perfetto. Senza il ciabatto sotto nessuno. Devi là sempre ai lati, perfetto. Sì, vieni qua, Vara. Aspetta che... Ecco qui le autorità. Ehi. No, mettili lì, vicino a Emilio Rino. Agosto 1965, nel canton Vallese vicino a Saas-Fee in Svizzera, una parte del ghiacciaio alla Linsistacca andando a travolgere le sottostanti baracche dei lavoratori impegnati nella costruzione della diga di Matmar. La tragedia è enorme, le vittime sono 88, di cui 56 italiani, 17 bellunesi. Una ferita indelebile nella storia dell'emigrazione italiana nel mondo. Questi i nomi delle vittime bellunesi: Fiorenzo Ciotti, Pietro Lesana ed Enzo Tabacchi di Pieve di Cadore, Giovanni Baracco, Leo Coffeni, Gino Fedon, Ilio Pinazza e Rubelio Pinazza di Domegge di Cadore, Arrigo De Michele di Lorenzago di Cadore, Silvio Darine di Vigo di Cadore, Celestino Darec, Giovanni Zasio e Mario Fabiane di Sedico. Permettetemi di ricordare di Mario Fabiane, la moglie Magda era qui l'anno scorso, sebbene già colpita dalla vittima, ed è doveroso ricordare sua moglie Magda Darolda. Giancarlo Acquis di Belluno, Aldo Casal di Sospirolo, Lino D'Ambrosio di Seren del Grappa, Virginio Dal Borgo di Pieve d'Alpago. Nel 54° anniversario della tragedia vogliamo ricordare tutti gli emigranti mancati in terra straniera con un minuto di silenzio. Prima della benedizione da parte di Don Fiocco alla corona d'alloro che verrà appunto deposta al monumento dell'emigrante, siamo qui appunto per ricordare il 54° anniversario di questa immane tragedia
che diede vita l'anno successivo all'Associazione Veronese del Mondo. Grazie davvero alle persone qui presenti, ai parenti delle vittime in primis, ma anche ai superstiti che sono venuti da diverse parti della provincia di Belluno, ma anche dal Trentino. Grazie davvero per la vostra presenza e grazie anche alle autorità qui presenti. Abbiamo il vice sindaco del comune di Sedico, Gioia Sacchetti, il vice sindaco di San Gregorio nelle Alpi, di Pieve di Cadore, il sindaco di Santa Giustina, di Sospirolo, di Domegge e dell'Alpago, i consiglieri di Sesio Maggiore, di Querovasse e di Belluno, il consigliere regionale Franco Gidoni, e porto anche i saluti del presidente Zaia e dell'assessore Emanuele Lanzarin, che non hanno potuto essere presenti, ma hanno mandato il loro messaggio di vicinanza a questo 54esimo anniversario. E grazie ovviamente anche alle nostre famiglie, alle famiglie ex emigranti, la famiglia del Noreno Vespaglia, la famiglia del Trentino, i dirigenti dell'Associazione Veronese del Mondo e presente anche il presidente onorario Bratti. Lascerei subito la parola al vice sindaco del comune di Sedico, che ospita appunto questo anniversario, del 54esimo anniversario, il vice sindaco Gioia Sacchetti. Buongiorno a tutti, a nome del comune di Sedico vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio in particolar modo tutti i cittadini, le autorità presenti e tutti coloro che hanno deciso di onorare oggi la memoria di questa tragedia. Sapere che 88 persone italiane sono mancate, 88 persone in totale, 56 italiani, 17 bellunesi e 3 persone del comune di Sedico che sono mancate in questa tragedia è qualcosa che ogni volta che lo sento mi fa davvero rabbrividire. Sono persone che sono partite da qui per trovare un futuro migliore e per portare alle proprie famiglie dei sogni, dei desideri e purtroppo non sono più tornate. Purtroppo non è una storia chiusa, ma purtroppo la storia dell'emigrazione sia della nostra provincia sia in generale dell'Italia è ancora molto attuale e presente. Ci sono sì tante persone che scelgono di venire in Italia, ma ci sono ancora tante persone, soprattutto molti giovani, che per varie esigenze decidono di andare all'estero e non sempre trovano quello che speravano di trovare. Ringrazio in particolar modo la famiglia ex emigranti Monte Pizzocco e l'Associazione Veronese del Mondo per rendere onore in questa giornata particolare a tutti i caduti. Questo parco è stato intitolato proprio alle vittime di Matmar, che secondo me è davvero un segno molto molto importante che deve rimanere. Dobbiamo cercare di trasmettere il più possibile gli sforzi che sono stati fatti dai nostri nonni per portare un futuro migliore alla nostra comunità. Volevo col cuore ringraziare anche tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione non solo della cerimonia, ma anche per dare luminosità a questo parco, che hanno cercato di mantenerlo vivo anche nei giorni scorsi, nonostante i temporali che ci sono stati. Concludo ricordando nuovamente le tre nostre vittime, che sono state Celestino Darek, Mario Fiabane e Giovanni Zasio. A loro e a tutti i familiari delle vittime va davvero un abbraccio sentito col cuore. Grazie. Grazie al vice sindaco Sacchetti. Come giustamente ha sottolineato il vice sindaco, questo anniversario, almeno in provincia di Belluno, è seguito dalla famiglia ex emigranti Monte Pizzocco. Lasciare quindi la parola a Marco Perot, valido presidente di questo sodalizio dell'Associazione Veronese nel Mondo. Dov'è Marco? Scusa. Buongiorno a tutti e porto a tutti il saluto della famiglia ex emigrante Monte Pizzocco. E veramente vi ringrazio di cuore tutti quanti per questa presenza a questo momento di memoria. Siamo qui nel parco intitolato alle vittime di Matmar, davanti al monumento che ricorda i caduti sul lavoro in immigrazione, e siamo qui per ricordare proprio una triste tragedia che portò tanto dolore nelle nostre famiglie e nel nostro paese. Certamente non si può far di meno di ripetere i numeri, perché 88 sono stati gli operai che sono morti lassù a Matmar. Erano tutta gente che erano lassù per la vita, per migliorare la propria vita e quella della famiglia, e hanno perso la vita
dentro una struttura che doveva essere un alloggio sicuro per un riposo giusto dovuto, e sono stati travolti da una valanga di ghiaccio e di fango. Per questo la famiglia ex emigrante Monti Pizzocco si è promessa, finché ci sarà vita, assieme all'Associazione Bironese del Mondo, di portare avanti questa memoria, perché se loro erano su per la vita, è giusto che noi li teniamo sempre presenti, vivi, in mezzo a noi, con la memoria. Ci sono delle parole scolpite lassù nel marmo che dice: morti sotto il ghiaccio, ma sempre vivi nella memoria. E così questo noi cercheremo di portarlo avanti. Ringrazio le autorità presenti, le autorità amministrative, ringrazio l'Associazione Bironese del Mondo per l'aiuto organizzativo, e che qui presente qui massimi vertici dell'associazione. Ringrazio la presenza degli alpini e delle famiglie ex emigranti. Un grazie al parroco per le parole espresse in chiesa e per averci accompagnato in questo cammino di memoria. A tutti un grazie di cuore. Ringrazio il vice sindaco e il sindaco che sarà presente con quel pensiero, e gli ringrazio anche perché assieme a quelle persone che sono laggiù sul chiosco ci hanno promesso qualcosa per stare ancora un momento assieme. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno. Grazie al presidente Perot, rappresentante del mondo del volontariato e delle amministrazioni provinciali. Abbiamo anche la Regione Veneto e la provincia di Belluno. Chiederei al consigliere Gidoni un suo pensiero in rappresentanza della Regione Veneto. Buongiorno a tutti. Credo che il pensiero della Regione sia già stato espresso all'associazione attraverso i due messaggi che il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin hanno voluto mandare, proprio per tenere vivo e per esprimere la vicinanza della Regione in questo momento. Sembrerebbero passati tanti anni, tante volte si dice ma è una cosa vecchia, in realtà la partecipazione di oggi credo che sia la migliore testimonianza di come quegli eventi siano ancora oggi vivi nel ricordo di molti. È una storia di emigrazione, in questo caso l'ha detto il parroco, purtroppo finita in modo non felice, e mi associo alle parole del vice sindaco, è una storia che ancora oggi si ripropone, perché dovete sapere che 8.000 giovani anche l'anno scorso se ne sono andati dal Veneto in cerca di lavoro, in cerca di prospettive di vita diverse. Non è più, e questo che poi rammarica magari maggiormente, non è più un'immigrazione con la valigia di cartone legata con lo spago, è una emigrazione moltissime volte, nella gran parte delle situazioni, intellettuale, e sono grandi potenzialità della nostra regione che non trovano qui modo di esplicare, modo di trovare una via di lavoro. E questo è l'impegno ovviamente che di fronte a un monumento come questo, come politica dobbiamo prenderci, ovvero di creare le condizioni perché tutto questo non avvenga più. Intanto grazie e buona prosecuzione. Grazie al consigliere Cidoni. Prima di dare la parola al nostro presidente De Bona, è presente anche la provincia di Belluno con il suo consigliere Minella, e quindi la parola anche appunto dell'ente provincia di Belluno. Sarò molto veloce. Buongiorno, porto i saluti dall'amministrazione provinciale di Belluno e il presidente Padrin, che non poteva essere qui. Oggi tante cose sono state dette da tante persone, tante cose belle, tante cose che ovviamente ci fanno ragionare, ci fanno pensare su quello che è successo, su quello che non dovrà succedere più, con l'impegno di tutti, con l'impegno di tutte le associazioni, del mantenere grande e forte
il ricordo di questa tragedia che ha colpito tutta la nostra provincia è qualcosa che veramente, come diceva giustamente il presidente Montepizzocco, pensiamo alla vita, pensiamo a quello che erano andati a fare, quello che è successo. Noi nella nostra vita pensiamo di portare questo messaggio per chi lo ha vissuto a livello familiare, personale e di comunità, e chi anche, come magari le generazioni più giovani, come magari posso rappresentare, non le ha vissute, ma che possa nel futuro portare avanti questo messaggio per tutte quelle persone. E quello che noi come bellunesi abbiamo fatto negli anni di emigrazione passata, e come diceva giustamente il consigliere Gidoni, anche attuale, è un messaggio che dobbiamo assolutamente portare e veramente tenere alto, perché la nostra laboriosità, il nostro ingegno è sempre stato molto alto, e ancora oggi siamo un faro per ingegno e tecnologia nel mondo. Quindi è un orgoglio portare il saluto a questa manifestazione, appunto, e il saluto dell'amministrazione provinciale. Grazie a tutti. Grazie al consigliere Minella. Adesso la parola a Oscar Verbona, presidente dell'ABM. Sì. L'ABM è qui presente con il vicepresidente Lino Budel, con il consigliere Sergio Cugnac e Enrico De Salvador, oltre che con il nostro presidente onorario Bratti e il nostro direttore Marco Crepaz. Abbiamo con noi anche l'eccellenza 2019, premio riconoscimento della Regione Veneto, Emilio Brida. Grazie Emilio per essere qui. Devo anche giustificare la nostra vicepresidente vicaria che sta rientrando dalle ferie, Patrizia, e un grazie particolare a tutti i rappresentanti delle famiglie ex emigranti qui presenti, insieme ai tanti labari dei gruppi degli alpini che sono presenti a questa cerimonia, e un ringraziamento al Comune di Sedico per aver portato anche il gonfalone del Comune. Un grazie ai sindaci, ai rappresentanti, in particolare quest'anno voglio ringraziare tutti i sindaci, ma in modo particolare i rappresentanti dei comuni cadorini che sono venuti giù, Pieve di Cadore, il nuovo sindaco di Domegge. Con Domegge noi abbiamo una cosa, un cantiere aperto, è l'altro comune che ha dedicato una via, che ha dedicato un monumento, che ha fatto delle mostre, quindi sindaco grazie per la tua presenza. E poi dobbiamo anche dire che era presente anche la famiglia dei Bellunesi di Roma, qui con il nostro Vittoriano Speranza, grazie Vittoriano. Ma abbiamo qui anche i parenti di quelli che sono morti a Matma e anche i sopravvissuti. Dov'è da Veppo? E qui abbiamo Giovanni che ci sta dando una mano, veramente grazie Giovanni. Dando la mano a te, diamo mano a tutti i superstiti e a tutti i familiari dei caduti. È già stato detto tanto, ma in modo particolare questa è una cerimonia tra le più sentite che noi svolgiamo durante l'anno insieme ad altri, oppure dove noi partecipiamo. E veramente anche la Chiesa, sono anni che è sempre piena di rappresentanza, e ogni anno abbiamo anche delle persone nuove, dei rappresentanti istituzionali nuovi. La lettera dell'assessore Lanzarin è un breve saluto, è un'adesione convinta a questa cerimonia. La lettera del Presidente della Regione è molto più articolata, più lunga, che entra nel merito poi anche di questa tragedia alla quale noi uniamo anche i caduti che sono morti a Rubiei, che sono morti a Marcinelle. Sono passate poche settimane da quella ricorrenza, ma visto che c'è qua anche il sindaco di Domegge, mi viene in mente la Caterina Davià, che a Monongah negli Stati Uniti ha perso il marito, e lei per anni e anni portava ogni giorno una carriola dove era stato sepolto praticamente il marito nel crollo della miniera, e lì adesso c'è una collina che è dedicata alla collina, la collina dell'amore. Sono anni che stiamo pensando di organizzare un viaggio. Adesso col nuovo sindaco cercheremo di vedere insieme agli altri suoi colleghi se è possibile nei prossimi anni cercare di ricordare questa valorosa cadorina. L'altra cosa è che noi, per ricordare proprio questi episodi, questi fatti, abbiamo partecipato quest'anno come ABM al bando della Regione Veneto per quanto riguarda un progetto editoriale che parla di poter consegnare a 1800 ragazzi delle nostre scuole di tutta la provincia
un libro che parli della storia dell'immigrazione. Ebbene, due o tre giorni fa ci è arrivata la comunicazione dalla Regione che il progetto ha raggiunto il punteggio necessario per essere finanziato. Quindi il prossimo anno, sì, quest'anno, ma lo distribuiamo già quest'anno. Bene, meglio ancora. L'altra cosa è che il prossimo anno arriveremo ai 55 anni di questa ricorrenza. E allora pensiamo di organizzare una corriera, o due corriere, dipende da quante saranno le adesioni, per recarsi nel Canton Vallese e per andare su a vedere quello che è rimasto del ghiacciaio alla Lin. E quindi segnatevi già per tempo questa iniziativa. Grazie ancora e grazie a Marco per tutto il tuo impegno, tuo, della tua famiglia e di tutti i tuoi collaboratori e soprattutto di quelle meravigliose donne che sono all'interno della famiglia Montepizzocco. Grazie Presidente, adesso è il momento della benedizione della corona da parte di Don Davide Fiocco. Uniamoci ancora un momento nella preghiera. Diciamo insieme: proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra Italia, con l'aiuto di San Francesco e di Santa Caterina, custodisca i valori che fondano la sua civiltà e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune. Preghiamo il tuo popolo, Signore. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia fra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature, Dio Padre e Creatore. Preghiamo. Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto dalla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere il suo compito di custode dei diritti e delle libertà comuni e di rappresentante dell'unità nazionale. Preghiamo. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita, per i caduti sul lavoro, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana, di cui si è fatto garante Gesù Cristo, nostro Redentore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Per la fraterna intercessione dei santi patroni Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti noi sotto la sua protezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso è possibile deporre la corona al monumento. E adesso ci mettiamo tutti vicini, facciamo una foto di gruppo, perché questo è un anniversario che davvero coinvolge tutti, quindi stiamo insieme e facciamo questa foto di gruppo in ricordo. Quindi se potete venire tutti vicino al monumento per la foto di gruppo. Grazie.